La seduta è aperta. Invito l'onorevole segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Processo verbale della seduta del 1° dicembre 2015. Presidenza Sereni Baldelli. La seduta comincia alle 9:30 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 27 novembre 2015. La Presidente dà conto delle missioni e passa allo svolgimento di un'interpellanza e di un'interrogazione alle quali risponde il sottosegretario del Basso Decaro. Intervengono i deputati Baldelli e Burtone. La seduta sospesa alle 10:05, ripresa alle 10:30. Decorsi i termini regolamentari di preavviso, si passa all'esame delle questioni pregiudiziali Pesco numero 1, Busin numero 2, Brunetta numero 3, riferite al disegno di legge di conversione numero 3446, che sono respinte dall'Assemblea dopo un preliminare intervento sull'ordine dei lavori del deputato Colletti, cui rende precisazioni la Presidente, e dopo interventi dei deputati Pesco, Busin, Alberto Giorgetti, Pagano, Petrini, Paglia, Mazziotti di Celso, D'Alessandro e La Russa. Interviene infine sull'ordine dei lavori il deputato La Russa, cui rende precisazioni la Presidente. Si passa al seguito alla discussione del disegno di legge costituzionale numero 2613B. Previa dichiarazione di voto, sono respinte tutte le proposte emendative poste in votazione fino agli identici emendamenti 2.2 e 2.3. Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta. La seduta, sospesa alle 12:40, ripresa alle 18:15. Il Presidente dà nuovamente conto delle missioni. Si riprende il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale numero 2613B. Previa dichiarazione di voto, sono respinte tutte le proposte emendative poste in votazione fino all'emendamento 2.105. Il seguito del dibattito è rinviato alla successiva seduta. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti i relatori Fiano per la maggioranza, Toninelli, 40, Invernizzi e La Russa di minoranza, il sottosegretario Scalfarotto, nonché i deputati Occhiuto, Francesco Sanna, Sannicandro, Bianconi, Richetti, Capezzone, Nesci, Mucci, Nuti, Simone Valente, Duva, Cozzolino, Melilla, Brescia, Massimiliano Bernini, Di Benedetto, Vacca, Crippa, Luigi Gallo, Di Battista, Dell'Orco, Dadone, Matteo Bragantini e Gallinella. Il Presidente comunica una modifica nella composizione della componente politica USEI del gruppo misto e una modifica nella composizione dell'ufficio di presidenza del medesimo gruppo parlamentare. Intervengono infine per sollecitare lo svolgimento dei propri atti di sindacato ispettivo i deputati Duva e Nisci e sull'ordine del lavoro le deputate Miotta, Grillo, Venitelli e Locatelli. La seduta termina alle 20:15 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 2 dicembre 2015 con inizio alle 9:30. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Alfreider, Amici, Bindi, Bratti, Bueno, Capelli, D'Ambrosio, Dell'Ae, Fernanti, Fico, Gregorio, Fontana, Fontanelli, Giancarlo, Giorgetti, La Russa, Locatelli, Marazziti, Marotta, Antonio, Martino, Mazzotti di Celso, Migliore, Pes, Piccoli, Nardelli, Portas, Rampelli, Rosato, Sanga, Scalfarotto, Tabacci e Turco sono in missione e decorre dalla seduta odierna. I deputati in missione complessivamente sono 101, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, sarà pubblicato nell'allegato A, reso conto della seduta odierna. Invito l'onorevole segretario di Presidenza a dare lettura delle petizioni pervenute. Francesco Di Pasquale, da Cancello ed Arnone, Caserta, chiede provvedimenti per affrontare le emergenze meteorologiche nella provincia di Caserta e in tutto il territorio nazionale, 1018, all'ottava commissione. Modifiche alla riforma